impostare il conto della sfera, questa è la sfera omogenea, di raggio R maiuscolo, così siete in grado di farlo voi e lo porterete all'orale. Non voglio farlo io completamente, ma almeno impostarlo abbastanza che lo posso con onestà chiederlo. Cosa è successo al piede? Me, no, niente. No, è la vedi, la strategia del calcolo è quella di dividere la sfera in tanti dischi di raggi opportuni, in modo che i dischi impilati in modo appropriato seguono il contorno della sfera. Allora pensate all'iesimo disco, questa è una sfera omogenea, quindi questo disco è un disco omogeneo e il disco omogeneo avrà un certo spessore delta XI. Se io vi chiedo qual è il momento di inerzia di un disco e il disco è fatto così, dove ha un certo raggio e anche, se volete, anche un certo spessore, qual è il momento di inerzia del disco? E immaginate che il disco sia pieno. Il momento di inerzia rispetto all'asse passante per il centro è un mezzo mR quadro, cioè il momento di inerzia non frega niente della dimensione lungo l'asse, gli interessa la dimensione dall'asse. Pensateci un attimo. Allora, il contributo, il momento di inerzia dell'iesimo disco è uguale a un mezzo la massa dell'iesimo disco per il suo raggio. Allora, questo disco blu ha raggio RI, quindi messereste RI quadro. Ok, prima cosa. Poi uno comincia a ragionare e dice, vabbè, RI cos'è? RI al quadrato è uguale a R al quadrato meno XI al quadrato, dove XI è la posizione del centro rispetto al centro del disco. Quindi se volete potete pensare che al centro della sfera potete mettere, se volete, l'origine degli assi XY, qualcosa del genere. Dovete capire e cogliere il senso della matematica. Qual è la... Per esempio, se io chiamo questo l'equatore, vedete, questo disco è a una certa latitudine, ok? Quindi, in un certo senso, la variabile XY sta dicendo di quanto questo disco è su rispetto al piano dell'equatore. Quindi il disco che è sull'equatore, questo disco qua, che raggio ha? R maiuscolo! Invece quel disco che è sollevato di XY dall'equatore non ha raggio R maiuscolo, ma ha raggio RI maiuscolo. E cos'è RI? Cioè cos'è questo? Beh, questo è un triangolo rettangolo, questo è l'ipotenusa, che è il raggio R della sfera. Questo cateto qui rappresenta di quanto è alzato questo disco rispetto all'equatore, e quindi il raggio di questo disco è semplicemente R maiuscolo quadro meno XI al quadrato. Questo deve essere il primo spunto, la prima intuizione. Quindi questo qui subito lo scrivete così. Un mezzo, perché è un disco pieno, la massa dell'iesimo disco, che dobbiamo ancora scriverlo, sta tutto in arrivo. Luce intensa fa. Se avete lo statuto che non vuole venire, lì guardate la luce intensa. Quindi questo è RI al quadrato, quindi tutta questa roba qua. Adesso dobbiamo pensare alla massa dell'iesimo disco. La massa dell'iesimo disco è la massa di quest'affare qui, che è un disco con un certo spessore. Quindi, siccome il materiale di cui questa sfera è fatta è una sfera omogenea, quindi avete la massa dell'iesima sfera è uguale a rho, la densità volumetrica, quindi questi sono un certo numero di chili al metro cubo, moltiplicato per i metri cubi, cioè per il volume del disco. Quindi questo è il volume dell'iesimo disco. E cos'è il volume dell'iesimo disco? Quel disco lì, la scrivete ovviamente in rho, quindi è 2 pi greco RI, che è l'area, diciamo, della faccia del disco, per lo spessore. E lo spessore cos'è? È delta XI. Quindi questo è delta... No, sto scrivendo, questo non c'è un fico secco, questa è la circonferenza, ho bisogno dell'area, quindi è pi greco
RI al quadrato, questa è l'area della faccia del disco, per il suo spessore, d'accordo? Quindi questo è il volume del disco, questa è la densità volumetrica del materiale del disco, quindi un certo numero di chili al metro cubo moltiplicato per metro quadrato per un altro metro, quindi questi sono il volume metro cubo, avrò chili. La massa dell'ennesimo disco, d'accordo? È il volume di quel disco moltiplicato per 9. Qual è il volume del disco? È l'area del disco moltiplicato il suo spessore. L'area del disco è pi greco r in quadro e il suo spessore è delta xi. D'accordo? Quindi mettete i pezzi assieme. Facciamo qua pi, la stima è uguale alla sommatoria di tutti i contributi dei dischi e quindi abbiamo il contributo di ennesimo disco, prendiamo i pezzi, abbiamo a un mezzo la massa che è rho, questa roba qui, no? Questa è la massa, quindi è pi greco ri al quadrato delta xi, questa è la massa, questa roba qua della massa per la distanza al quadrato che è ri, ma ri, la ri al quadro lo stiamo scrivendo come r quadro, quindi questo è r quadro meno meno xi al quadrato, d'accordo? Quindi questa qua ri quadrato. Ci siamo? Ho fatto giusto? Quindi l'un mezzo perché è un disco pieno. Massa e densità per volume, area, spessore e questa è la distanza dall'asse che è ri al quadrato. D'accordo? Quindi è giusto? Momento di paranoia. Mi sembra giusto. Quindi possiamo. Ma per qualche motivo mi sfugge. Ho fatto diversamente nell'altra classe, devo aver fatto un errore di là, nell'altro gruppo. Perché non è la stessa forma che ho scritto di là. Devo aver fatto un errore di là che non... E lascio a voi. Come vedete questa è una sommatoria che condivide dei pezzi. Vedete che c'è un mezzo rho pi greco che esce fuori. E dovete con molta pazienza fare questo. Quindi dovete svolgere questo, è questo per questo meno questo per questo. Fate con calma e cercate di tirare fuori la risposta. La risposta è 2 quinti MR quadro. Che strano, cosa ho fatto all'altro gruppo? Non ho voglia di fermare qualcuno e guardare i suoi appunti. Quindi cercate di fare il conto, impostate la sommatoria in modo che venga fuori un integrale, guardate come gli estremi dell'integrale andranno a integrarete su x, no? Xi diventerà la variabile su cui state x sarà la variabile su cui state integrando. Quali saranno gli estremi dell'integrale? La meno r è r, cioè avrete gli estremi dell'integrale, sarà un integrando come grata dx da meno r a r, cioè da questo è più r, questo qua giù la chiamate meno r se volete. Pensateci, guardatelo, se qualcuno si perde eventualmente casomai giovedì mi seccherà farlo perché
non vorrei dedicare altro tempo a questo, è un conto che credo che ognuno di voi dovrebbe essere in grado di fare per l'orario, va bene? Invece voglio continuare a mettere carne sul fuoco sulle cose che abbiamo fatto nell'ora, nella seconda ora di stamattina. Durante la pausa magari mi soffermo, perché ho la sensazione di aver fatto un errore stamattina di là e devo cercare di capire cosa ho fatto. Vabbè, andiamo avanti. Allora, c'è un altro tipo di problema di dinamica che voglio discutere adesso e la scrivo e poi casomai faccio qualche commento adesso in un attimo. Allora, la situazione è questa. La situazione è questa. Immaginate un tavolo, va bene, lubrificato, avete l'aria compressa, avete dei lubrificanti, quindi non ci sarà l'interazione nel senso orizzontale del termine tra questo blocco e il tavolo. È chiaro che c'è nella direzione verticale, il tavolo impedisce al blocco di cadere, quindi il fatto che nella direzione Y il corpo non stia accelerando, nella direzione Y il corpo non stia accelerando, io dico che la massa del corpo per l'accelerazione nella direzione Y, chiamiamo questa la direzione X e questa la direzione Y, questo è zero, ho una forza nulla, siccome c'è, però questa è la forza risultante, quindi la forza totale nella direzione Y del corpo deve essere zero perché io non vedo alcuna accelerazione, ma la forza della direzione Y è fatta di due pezzi, non vi pare? C'è la forza peso e c'è la forza che il tavolo esercita sul corpo. Se il tavolo non ci fosse, il corpo cadrebbe lungo la verticale. Quindi la forza totale a direzione Y è la somma dei due pezzi. Uno è la forza peso e l'altro, se volete, la forza dovuta al tavolo. Ok? Magari scrivo così. Questo è dovuto alla terra. Questa è la forza di reazione, chiamiamola così, del tavolo, dovuta al tavolo. Allora, se chiamo questa la direzione Y, magari la direzione positiva mi piace verso il basso, perché se il tavolo non ci fosse cadrebbe così, no? Allora, è evidente che questa so scriverla, perché questo è uguale alla forza del tavolo, la forza del tavolo, la scrivo col segno più, perché la forza che è qui dove sono i gessi gialli c'è una forza peso che è rivolta verso il basso, ma il fatto che il corpo non accelera vuol dire che la forza che il tavolo esercita sul blocco deve essere uguale e contraria, altrimenti avrei un'accelerazione diversa da zero. L'unico modo per avere il vettore zero nella direzione Y è che ci sia una forza che spinge verso l'alto che ha esattamente lo stesso modo. E quindi uno cosa conclude da qua? Dice che, questa scrivo così, questo è uguale a mg più la forza del tavolo. Va bene, ma siccome questo è zero, allora conclude che la forza del tavolo deve essere uguale a meno mg. Ah, che bello, a me piace morire vedere questi fatti scendono. Quindi questo segno meno cosa vuol dire? Che è verso l'alto? Queste sono puttanate, no? Che sapete fare anche un bambino della seconda metà, le sa fare. Quindi è chiaro che nella direzione Y la forza netta è zero e il tavolo esercita una forza sul blocco che è uguale contraria alla forza peso. Mi sta bene. A me interessa la direzione X. Nella direzione X voglio che la forza dovuta al tavolo sia zero, cioè non voglio che ci sia attrito. Adesso, al blocco, io faccio qualcosa di interessante. Questo è il tavolo, questo è uno spigolo, un muro, questo è il blocco, che lo ripeto, non c'è forza nella direzione orizzontale tra il blocco e il tavolo, è lubrificato. E al blocco attacco una molla. Ok? Allora, la molla, quando io vado in un ferramenta e compro una molla, la appoggiate sul tavolo, la molla avrà una sua lunghezza, chiamiamola lunghezza di riposo, lunghezza di fabbrica.
Ma la molla in qualche modo è deformabile, no? Voi potete comprimerlo e potrete allungarlo. Quindi si fa una scoperta molto semplice. Se io attacco il corpo alla molla e la molla non è deformata, cioè ha la sua lunghezza di fabbrica, e l'attacco e tengo con la mano il blocco, non sento uno sforzo muscolare particolare nel mio braccio, tranne quello di tenere la mano in questa posizione. Infatti, se lascio la presa senza comunicare una velocità al corpo, cosa difficile a me perché ho la mia mano che trema, se io lascio la presa, cioè se il corpo la tengo fermo e lascio la presa, quindi la faccio partire da fermo, scopro che il corpo non si muove, sta lì. Allora, invece, se io faccio una cosa del genere, prendo il corpo e allungo la molla, cioè l'ho saldato, c'è un gancio, spostando il corpo allungo la molla, quindi il corpo lo porto qui, chiaramente la molla è allungata, magari lo disegno così, va bene? Scopro che la mia mano, i muscoli cominciano a produrre acido lattico e il mio braccio trema. Sono un po' flaccido ormai, una volta sapevo fare 60 flessioni, adesso sì e no, faccio un fattore 10 in meno. 6. La vostra età ne facevo 60, ma con Betty fino a giù. Tenendo il corpo bello rigido e li facevo in circa un minuto, cioè uno al secondo. Altri tempi. Cosa noto? Che il mio braccio comincia a sentire, a fare uno sforzo muscolare molto maggiore. Se lascio la presa, quel cazzo il corpo sta fermo. Ok? Viceversa, se il corpo lo porto qui, comprimendo la molla, analogamente, anche se lascio il corpo da fermo, col cazzo sta fermo. C'è una unica posizione dove, quando lo lascio da fermo, non si muove. Ed è quella che corrisponde alla molla non deformata. Se la molla è allungata o è compressa, invece vedo che il corpo si metterà ad accelerare. Non sta fermo, si mette ad accelerare. Questa posizione dove non accelera, perché la posizione è dove l'ho piazzato lì con velocità zero, e la velocità rimane zero, il fatto che la velocità non cambi vuol dire che non sta accelerando. E cosa ci dice Newton? Nella direzione X ci dice che se vedo che l'accelerazione è zero, deduco che la forza è zero. Viceversa, se vedo che l'accelerazione non è zero, deduco che la forza non è zero. Questo è quello che mi sta dicendo la legge di Newton. Quindi in questa posizione evidentemente non c'è alcuna forza sul corpo, perché non accelera. Invece sia qui che qui il corpo, benché inizialmente la velocità è zero, la velocità in un istante successivo non è più zero, ha accelerato perché c'è una forza, d'accordo? Allora la forza, per entrare nel vivo della matematica o di un esercizio molto speciale che qui siete responsabili del corso, io scriverò una forza che dipenderà da come la molla è deformata, cioè se la molla non è deformata la forza sarà zero, se la molla è deformata la forza deve essere zero. Io scrivo la seguente forza, scriverò la legge di Newton nella direzione X, così, MA uguale, la scrivo così, voglio che la forza sia proporzionale, voglio che il modulo della forza sia proporzionale alla distorsione della molla. Se io la molla la allungo, ci sarà una forza. Se raddoppio l'allungamento, la forza sarà raddoppiata. Se triplico l'allungamento, la forza sarà triplicata. Compressione. Comprimo la molla, ci sarà una forza. Se la comprimo il doppio, la forza sarà doppia. Se la comprimo il triplo, la forza è tripla. Non solo, voglio che la forza sia nella direzione, chiamiamo questa la direzione X. Quindi chiamerò direzione positiva la molla allungata, direzione negativa, anzi mettiamo, fatemi dire una cosa più chiara. Prima di mettere il verso sull'asse X, questa posizione userò l'asse X, ma dov'è la direzione positiva?
Questa posizione che è molto speciale, che è l'unica posizione dove il corpo non accelera, evidentemente non c'è alcuna forza, la chiamo l'origine, chiamo questa posizione qua molto speciale x uguale a 0. Quando la molla sarà compressa dirò che la posizione x è positiva, quindi questa sarà il verso positivo. Quindi questo signore si trova in, questo è 0, questo ha un valore di x maggiore di 0, questo ha una posizione che è negativa, va bene? Quindi quando il corpo è nella posizione 0 non c'è alcuna forza. Quando allungate la molla state mettendo il corpo in una posizione dove la x è positiva. Quando comprimete avete una x negativa, quindi il verso è questo. Questa è la convenzione con cui descriverò questo problema. Questa posizione dove non avviene niente si chiamerà la posizione di equilibrio ed è lì che metterò l'origine degli assi. Per me una x positiva corrisponde a una molla allungata, una x negativa corrisponde a una molla compressa. Ok? Adesso, io voglio che quando il corpo lo tengo qui con la mano e lascio la presa, vedo che la direzione della velocità è verso sinistra. Quando invece, questo è sperimentale, attaccate qua, dove va il corpo? Va di là o va di qua? Va a sinistra. Quando invece comprimete la molla e mollate la presa, va a destra. Quindi questi fatti, il fatto che voglio che il modulo sia proporzionale alla distorsione, e voglio che se la distorsione è positiva, cioè allungo la molla, la forza sia di là, perché quando la mollo, se la velocità è 0 e poi mi trovo che la x diminuisce nel tempo, ho una velocità negativa. E quindi se la velocità è negativa vuol dire che l'accelerazione è di là, è negativa. Continuo a sputacchiare perché non ho bevuto abbastanza oggi. C'ho la saliva tutta... è imbrevettato, la spesso di colla. Se la x è positiva, l'accelerazione è negativa. Cosa vuol dire che l'accelerazione è negativa? Vuol dire che la forza è negativa, perché la forza è nella stessa direzione dell'accelerazione. Quindi un spostamento, un allungamento, una x positiva mi dà una velocità nell'istante dopo per di là, quindi l'accelerazione è negativa, quindi la forza è per di là. Quindi se la x è positiva, la forza è negativa. Se la x è negativa, quando mollo la presa, il corpo nell'istante successivo, in questa posizione, si troverà qui. Le posizioni stanno aumentando nel tempo, quindi la velocità è di là, l'accelerazione è di là, perché era zero velocità, poi trovate una velocità di là, evidentemente l'accelerazione è positiva, quindi la forza è positiva. Quindi una x negativa vi dà una forza positiva, una x positiva vi dà una forza negativa. Quindi disegniamo delle frecce, questa rappresenta la forza in questa direzione, questa ha una forza in questa direzione. Se io raddoppio la posizione del corpo, quindi se qui lo porto qui, se io raddoppio la deformazione, porto x doppia, voglio che la freccia gialla che disegni qua sia il doppio di quello. Quindi, se disegno in qualche modo la forza, devo disegnare una freccia che è doppia. D'accordo? Il fatto quindi che il modulo della forza sia proporzionale alla deformazione della molla, che è misurata da x, la deformazione della molla si misura dalla coordinata del blocco, no? E di quanto è... dov'è il blocco? È qua. E quanto è la deformazione della molla? È x. Quindi la posizione del corpo vi misura la deformazione della molla. Quindi io voglio che la modulo della forza sia proporzionale a x e voglio che abbia il segno opposto a x. Quando x è positivo la forza deve essere negativa, quando x è negativa la forza deve essere positiva. Quindi io la scrivo così, la legge di Newton. La forza della molla la scrivo come meno kx. Il segno meno mi sta dicendo che quando questo è positivo la forza è negativa, verso sinistra. Quando questo è negativo, vuol dire cioè che la molla è compressa, allora la forza è verso destra. Il fatto che il modulo della forza è proporzionale a x è quello che voglio discutere con voi. Le conseguenze di questa semplice, quindi la legge di Newton è questa. Questa è la legge di Newton, ok? Questa legge qui, qualsiasi molla, voi andate in una ferramenta e comprate una molla, per piccole deformazioni
La molla in effetti applica una forza che è proporzionale alla deformazione. Questa si chiama la legge di Hooke, che era un pochettino più vecchio di Newton, ma più o meno contemporanea. Mm? Va bene? Quindi, se la molla è lineare, se la molla soddisfa la legge di Hooke, allora l'equazione della molla è questa. Ok? L'equazione di Newton. Vogliamo trovare una soluzione. Dopo questa breve introduzione, vogliamo trovare una soluzione. Vogliamo trovare una x di t, cioè una funzione x di t, che soddisfi questa equazione. Cos'è l'accelerazione? L'accelerazione è la derivata seconda, quindi uso la notazione dei punti. Mx due punti uguale meno kx. Ricordo che x due punti è la derivata seconda di x rispetto al tempo, ok? Quindi io voglio trovare una x di t tale che quando lo mettete qui e lo mettete qui abbiate l'eguaglianza. Di nuovo capite subito che x non può essere un polinomio. E di nuovo vedete una cosa interessante, che la derivata state cercando, facciamo la divisione per m? Perché no? Facciamo quello che ho fatto stamattina, mettiamo a sinistra tutto quello che dipende da x, quindi questo diventa x due punti più k diviso m x uguale a 0. Non c'è niente a destra che non dipende, che non c'è niente a destra, quindi c'è 0. Quindi questa è un'equazione lineare, vedete che è lineare, perché x e la derivata seconda di x appaiono alla prima potenza. È un'equazione dove la derivata di ordine più elevato è la seconda, quindi è un'equazione differenziale omogenea, è lineare, omogenea, ed è del secondo ordine, cioè la derivata seconda pari. Invece quella di stamattina era un'equazione omogenea quando avevo fatto il cambiamento della variabile, che era dove la derivata era di ordine 1, quindi era un'equazione lineare di ordine 1. Questa è un'equazione lineare di ordine 2, perché la derivata di ordine più elevato è la derivata seconda. Scritta così o scritta così, capite subito che non può essere un polinomio. Potrebbe essere un esponenziale? Perché cos'ha l'esponenziale? Che la derivata della funzione è lx è uguale a lx. Qual è la derivata seconda di lx? È lx. Qual è la derivata decima di lx? È lx. Quindi la derivata seconda è la funzione stessa moltiplicata per un'opportuna costante. Usiamo la tecnica di stamattina. Quindi, dove la scrivo? Facciamo una prova, una funzione di prova. Sarà un esponenziale. Di nuovo, siamo in fisica, quindi questo non ha senso scriverlo, perché t è un tempo. Quindi l'argomento, la funzione esponenziale deve essere adimensionale e la funzione esponenziale stessa è adimensionale. Quindi siamo obbligati a mettere un qualcosa qui che abbia la dimensione di un tempo alla meno 1 in modo che l'esponente sia adimensionale, e siamo obbligati a mettere qualcosa qua davanti in modo che questo deve avere le dimensioni di una lunghezza. Quindi alfa, le dimensioni di alfa è un tempo alla meno 1, e in questo esercizio la dimensione di A è una lunghezza, perché x è una lunghezza, no? Siamo obbligati a scrivere questa, la funzione prova deve avere questa forma qua. Ma alfa e A che senso hanno? Beh, A è il più facile da interpretare, perché A è il valore di x quando t è uguale a 0, non vi pare? Quando t è uguale a 0, qua ho 0 e alla 0 vale 1, quindi x per t uguale a 0 vale A. Quindi A cos'è? A è la posizione iniziale. Se volete possiamo anche scriverla x0. Lasciamo A per il momento. L'importante è che voi già capiate che A è uguale al valore di x quando t è uguale a 0. Quindi magari potete cambiare la notazione e chiamarla x0. Lasciamo A per il momento.
Quindi proviamo a imporre, a usare questa equazione e sbatterla qua, e sbatterla qua, e a imporre l'eguaglianza, vedere se c'è un vincolo su cosa cazzo è alfa. Alfa è qualsiasi cosa. Allora, qual è la derivata prima della funzione di prova? E ovviamente questo è alfa a e alla alfa t. Qual è la derivata seconda? Perché ci serve calcolarlo, perché questo stiamo calcolando a sinistra. La derivata seconda è uguale a alfa quadro, perché faccio la derivata un'altra volta, scenderà all'alfa. Quindi, imponiamo questo qui. Quindi, abbiamo alfa quadro a e alla alfa t deve essere uguale a meno kx, scusatemi, meno k diviso m per la funzione di prova, no? Che è a e alla alfa t. Questa è la condizione che vogliamo imporre. Questa è la condizione che la funzione di prova sia soluzione. Dovete avere l'eguaglianza in qualsiasi istante del tempo. Questo deve essere vero per qualsiasi istante del tempo, per ogni tipo. È evidente che l'eguaglianza qua non è dovuta alla A, è evidente che l'eguaglianza non è dovuta alla alfa T. Se volete, E alla alfa T è sempre diverso da zero, e quindi potete dividere tutto per E alla alfa T, cioè E alla alfa T è sempre diverso da zero, quindi potete dividere A, se volete una funzione triviale, allora è evidente che A uguale a 0 vi dà la soluzione, e vi chiede, uno si chiede, ma questo A è una soluzione? Certo che lo è, la funzione identicamente nulla, che è 0 per ogni istante del tempo, è una soluzione dell'equazione di Newton, non vi pare? Perché state dicendo... Qual è la derivata prima di una funzione sempre uguale a zero? Qual è la velocità? Cos'è questa funzione qua? Questa corrisponde al corpo che è nella posizione x uguale a zero e non si sposta. Sta fermo. Quindi una soluzione di questo tipo, che velocità ha? Zero. Qual è l'accelerazione? Zero. Zero è uguale a zero? Certo. Quindi quella è la soluzione triviale, corrisponde al corpo qui, che non fa un cazzo, sta fermo, ok? Ma quella è una soluzione noiosa, non succede niente. Se volete che succeda qualcosa di fisicamente interessante, dovete immaginare che A sia diverso da zero. E quindi, essendo diverso da zero, potete dividere per A, via, via. E vedete che il contenuto matematico dell'aver imposto che questa soluzione sia, che questa prova sia la soluzione, e che alfa quadro deve essere uguale a meno Kn. E qua i vostri occhi dovrebbero strabuzzare. Qua si apre un mondo completamente nuovo. Perché alfa non è un numero reale. È un numero immaginario. È un numero immaginario. Alfa è uguale alla radice quadrata più o meno ne ho 2, no? Cos'è I? Credo l'avevano già detto a suo tempo, non mi ricordo più, forse ho detto al precorso, I per i matematici è la radice di meno 1. Alcuni ingegneri, specialmente gli elettrici, indicano la radice quadrata di meno 1 con la lettera J. E argomentano questo fatto perché I per loro, per gli elettrici, è la corrente elettrica. Ho già detto come io rispondo? Io ho detto... Quel cazzo I è la corrente elettrica, perché per me la corrente elettrica è con la I maiuscolo. Infatti J per me è la densità di corrente. Come la mettiamo?
Io uso la notazione dei matematici, i fisici usano la notazione dei matematici. Per qualche motivo gli ingegneri chiamano radice quadrata meno 1 J. Non ho mai capito perché. Perché non usano la notazione dei matematici? Ah, perché per noi I è la corrente. Che cazzo la risposta è questa? Perché J è la densità di corrente! È una risposta del cazzo, però l'ingegnere non fa. Non, questo deve essere cancellato, ok? Se no i colleghi... Quindi io, da umile fisico, uso la notazione dei matematici. Non ho la pretesa di cambiare la notazione. I matematici si fanno il loro mestiere, no? Prendo da loro. Ok, quindi alfa, questo alfa che appare qui, non è un numero qualsiasi, non è nemmeno un numero reale, è un numero immaginario. È un numero complesso con la parte reale nulla. Quindi se non sapete cosa sono i numeri complessi siete una cacca, perché non sapete neanche descrivere una massa attaccata a una molla. Allora, la soluzione quindi è questa. Addirittura ci sono due tipi di soluzioni. La soluzione è una cosa del genere. Per esempio, lo posso scrivere così, come A è alla I, anzi, silenzio, questa combinazione qua, radice quadrata di K diviso M, siccome sono pigro e voglio risparmiare sul gesso, voglio inventare un nuovo simbolo. Questo è uno dei simboli che dovete tatuare sul vostro corpo, lo scrivo qua su. Chiamo la radice quadrata di K diviso M, questa K qua non gli ho dato un nome. Questo nella legge di Hooke, quindi la legge di Hooke di una molla ideale che soddisfa la legge di Hooke, questa K si chiama la costante elastica della molla. Qualsiasi molla reale, se non la deformate troppo, è ben descritta da questa equazione. Se la deformate troppo, cosa succede a una molla se deformate troppo? O la comprimete troppo? Potreste rovinare il metallo, e quindi quando mollate la presa la molla non torna alla sua lunghezza originaria, perché invece di essere elasticamente deformata l'avete deformata plasticamente e non è più quella di una volta. Quindi una molla reale è una cosa, una molla ideale è un'altra, però qualsiasi molla reale, se non esagerate nel deformarlo, se non la deformate permanentemente, se non la deformate troppo, se non allungate troppo, comprimete troppo, rimarrà la forza che riesce a esercitare un corpo sarà proporzionale alla deformazione. Per una molla ideale, introduciamo il concetto di molla ideale. Io sto discutendo una molla ideale. Quali sono le dimensioni di K? Domande classiche che faccio a qualsiasi studente che sta lottando per la sopravvivenza. È una forza diviso una lunghezza. Quindi cos'è una forza? Una forza è una massa per un'accelerazione, quindi è L per T alla meno 2 diviso una lunghezza. Quindi come vedete la K ha le dimensioni di una massa diviso un tempo al quadrato, ok? Diviso un tempo al quadrato. Nel sistema internazionale, siccome le forze sono misurate in Newton e le lunghezze in metri, le costanti elastiche delle molle sono misurate in newton su metro. Newton al metro, newton per metro, newton diviso metro nel sistema internazionale. Che dimensioni ha questo? Dai! La dimensione di K è una massa diviso un tempo al quadrato. Quindi cos'è la dimensione di quella roba là? Questa roba che appare qui, questa alfa, che dimensione ha? Ha dimensione di 1, lo sapevamo già, no? Tempo alla meno 1, deve avere una dimensione di tempo alla meno 1. Quindi questa è la dimensione di un tempo alla meno 1. E indicherò questo simbolo qua, io indicherò questa combinazione di parametri, cioè l'esperimento. L'esperimento è un oggetto materiale attaccato alla molla. Ho due parametri sperimentali, la massa del corpo che metto qua, cos'è la massa, dovete essere pronti a rispondere, e la costante elastica della molla.
quella combinazione di parametri è così speciale che merita un simbolo tutto suo. Indico la uso la lettera omega con pellice 0. È una alle dimensioni di un tempo da meno 1. Alle dimensioni di una velocità angolare. Alle dimensioni di una velocità angolare. In questo contesto, qual è un angolo? Dov'è? C'è un angolo qua? No, non c'è un angolo. E quindi in questo contesto, questo omega viene chiamato pulsazione. Però c'è un angolo, non si vede ma c'è. Quindi è anche corretto chiamare la pulsazione una specie di velocità angolare. Ma dove cazzo è l'angolo? Non si vede ma c'è. Adesso tra un attimo lo dico. Quindi questo si chiama pulsazione. Il fatto che usi lo stesso simbolo della velocità angolare c'è un motivo. Adesso vediamo se qualcuno si ricorda quello che ho raccontato al precorso. Quindi la soluzione sembrerebbe essere questa. Fatemi scrivere, ci sono due soluzioni, no? Perché questa è un'equazione quadratica, non vi pare? Questa è un'equazione quadratica, magari voi siete abituati a vederla scritta così. Trovare gli zeri. Quali sono gli zeri? Cioè qual è il valore di alfa che mette a zero questa quadratica? Eccolo qua, sono due, uno è col segno più e uno è col segno meno, ok? Ragioniamo con quello col segno positivo. Quindi la soluzione col segno positivo sembrerebbe essere questo. A è alla I alfa t. Scusate, è alla I omega 0 t. Cioè ricordatevi, omega 0 è quella roba là, radice quadrata, e questo era alfa più. Era quello che stavo facendo. Voglio la soluzione positiva, cioè col segno, con l'alfa col segno positivo. Quindi questo è A alla E I omega 0 t. Guardatela. Chi ha fatto i numeri complessi? In teoria tutti. Quanti di voi hanno seguito il precorso? Qual è cos'è questo signore qua? Abbiamo appena imparato una cosa. Che per descrivere una massa attaccata alla molla abbiamo bisogno dei numeri complessi. Non solo alfa è un numero immaginario, ma x è un numero complesso, perché questo è un numero complesso e sul piano dei numeri complessi dove sta? Ecco la parte reale di x, questa è la parte immaginaria di x, questo è un numero complesso che al variare del tempo fa un moto circolare uniforme nel piano dei numeri complessi. E il raggio di questo cerchio è A, perché E alla I omega 0 t è un numero complesso. Questo, che qual è la parte reale di questo? Teorema di Eulero. Eulero dovreste sapere questo. Questo signore qui è coseno di omega 0 t più i seno di omega 0 t. Quando t è uguale a 0, dov'è quel numero complesso? È qui. Pensate all'argomento di questo coseno, l'argomento di questo. La chiamate teta di t. Cos'è teta di t? È appunto omega 0 t. Quindi voi avete l'angolo, cioè la fase, l'angolo, l'argomento del coseno e del seno sta crescendo linearmente nel tempo. Quindi quel numero complesso sta facendo un moto circolare uniforme in senso antiorario. Quando ecco l'angolo. Ecco l'angolo, è cresciuto, l'angolo sta crescendo linearmente nel tempo. E la particella, il punto matematico, prima è qui, sul piano complesso, poi è qui, poi è qui, poi è qui, perché l'angolo sta crescendo linearmente nel tempo. Questa è la soluzione positiva, cioè quando uso la alfa positivo. Quando uso la alfa negativa cosa succede?
ho un numero complesso che va in senso orario. Quindi per descrivere una massa attaccata a una molla avete bisogno dei numeri complessi. Avete bisogno di capire il teorema di Eulero, che è un numero complesso scritto in questo modo qui, può essere pensata come la parte reale è un coseno e la parte immaginaria è il seno di teta. Se qua c'è il segno più, allora avete la parte immaginaria più il seno. Se qua c'è il segno meno, avete coseno meno il seno. E quindi vedete che omega 0, questa strana combinazione dei parametri sperimentali, k diviso m è stata ad s quadrata, è veramente una velocità angolare. È la derivata di come l'angolo, dove è l'angolo? Nel piano dei numeri complessi, di come quell'angolo cambia nel tempo. Voi vedete la massa attaccata a una molla e non vedete mica un moto circolare. Ma la matematica di un moto oscillatorio, per questo è un oggetto che va avanti e indietro, no? Questa molla che va avanti e indietro, voi la potete guardare nel mondo dei numeri, chiamiamoli reali, e non vedete nessun moto circolare. Oppure la potete guardare col cervello aperto di un matematico che dice questo è descrivibile come il moto di un punto nel piano dei numeri complessi. E il moto, che tipo di moto è? È un moto circolare uniforme. Quindi quell'angolo, la fase del numero complesso, lo riscrivo meglio, questa è la fase del numero complesso, vedete? Lo scrivo meglio, quindi x più o meno t, avete un valore a più o a meno, perché potrebbero questa costante qua, dov'era la costante? Questa costante qui è una costante libera, che corrisponde al fatto che voi fate partire la molla da dove volete. Invece il suo comportamento nel tempo, per il teorema di Eulero, questa cosa qua può essere scritta come coseno di omega 0t più o meno, a, ovviamente la a è fuori, di seno di omega 0t. Questa si chiama la fase e la fase sta cambiando linearmente nel tempo. Ok? Chiaro finora? Adesso si dimostra, cosa che non vi faccio, magari in un altro momento, ma vorrei andare avanti. È un dettaglio, prendete come enunciato. Per il momento la x, la alfa è un numero immaginario e la x è un numero complesso. Che è una parte reale e una parte immaginaria. Si dimostra che se io voglio che x sia un numero reale, quindi questa notazione qua, permettetemi di scrivere in questo modo. Devo trovare il modo di dirvelo in maniera, di enunciarlo in maniera chiara. Come non voglio perdere tempo a dimostrarlo, devo almeno enunciarlo in maniera chiara. Allora, la soluzione generale sarà una cosa del genere, cioè con x che è elemento dei complessi, sto scrivendo così a ritroso, la soluzione generale sarà una cosa del genere, dove ho una, voglio cambiare notazione, non mi piace l'uso della acqua, fatemi scrivere poi sistemiamo un po'. È il motivo di stare zitti, più per star zitti se non capite bene quello che sto facendo. Non vi pare? Io sto dicendo, abbiamo visto che alfa, che aveva bisogno di soddisfare questa equazione qui, alfa era, e ce n'erano due, uno di tipo più e uno di tipo meno, che era più o meno i volte la radice quadrata di k diviso m, che io sto scrivendo con quel simbolo là, più o meno i omega 0. Quindi, come vedete, io ho due tipi di soluzioni. Ho la soluzione con la e col segno più i omega 0 t, cioè e alfa t,
col segno più, e un altro tipo di soluzione è alla meno i omega 0t quando prendo l'altra soluzione. La soluzione generale deve poter contenere entrambi i tipi di pezzi, quelli che hanno l'alfa positivo e quelli che hanno l'alfa negativo. E le costanti moltiplicative C, o quello che io ho chiamato qua A, possono essere diverse. Quindi con questa notazione sto solo dicendo che questa è la soluzione generale, questo è un pezzo che ha l'alfa positiva, questo è il pezzo che ha l'alfa negativa. Questa costante C più e C meno, uso il pezzo C più per semplicemente identificarlo, ma anche per dire che questi possono essere diversi tra di loro, non hanno motivo di essere lo stesso. Ok? Alfa col segno più è una delle possibilità, c'ho anche l'alfa col segno meno, e la soluzione generale è averle entrambe, ma possono entrare con diversi costanti. Queste costanti che dimensioni hanno? Alla dimensione x. Allora l'enunciato è che se voglio che x sia reale, un numero reale, allora la soluzione generale si scrive nel seguente modo. Discuteremo questo che sto per dire, la dimostrazione che questo passa a questa ve la risparmio. C'è negli appunti, nelle fotocopie dei miei appunti personali, ma non è in programma, non lo chiedo a voi. Se volete vederlo c'è, ma non ve lo chiedo. Vi chiedo però l'enunciato, e questa è la soluzione generale, però matematico, che la soluzione generale è un numero complesso. Ma se voglio che sia un numero reale, la soluzione generale, quando il numero è quando x è reale, può essere scritta in questo modo. Come una A coseno di omega 0t più una B seno di omega 0t. Da dove vengono i coseni? Da dove viene questo coseno? Da dove viene il seno? Viene dal teorema di Eulero. E ricordo che il teorema di Eulero è uno dei teoremi più belli della matematica. Ed è dappertutto in fisica ed in ingegneria. Quindi, se non la conoscete, imparatelo, memorizzatelo, fate di tutto per capire che quello è il teorema di Eulero e vi apparirà in tutto. Ovunque ci sia qualcosa che oscilla, ci sono i numeri complessi, c'è il numero di Eulero. Quindi i meccanici hanno cose che oscillano, no? Anche gli elettrici hanno i circuiti elettrici che oscillano. Il numero di Eulero c'è nella vostra professione, il teorema di Eulero c'è nella vostra professione. Cosa significa questo? Che c'è un numero complesso che appartiene a una specie di cerchio unitario nel piano dei numeri complessi. La parte reale vi dà, come se volete, la specie di coordinata x, la parte immaginaria vi dà in qualche modo la coordinata y di questo punto. E questo punto è su un cerchio di raggio 1. Questo è quello che sta dicendo questo. Ma guardate, l'argomento del coseno e del seno per noi sta cambiando linearmente nel tempo. Quindi al passare del tempo questo punto sta muovendosi come in una specie di moto circolare del cerchio in senso antiorario quando alfa è positivo e in senso orario quando alfa è negativo. Ok? Allora questo è l'enunciato. Eccolo qua. Voglio che questo lo capiate. Da dove vengono i coseni? Viene dal fatto che qua dentro c'è un coseno di omega t, c'è anche seno di omega t, anche qua. E se fate gli appunti, ripeto, non è in programma, si dimostra questo. Facciamo una breve pausa e riprendiamo qua.